Presidente, il ruolo dell'innovazione per quanto riguarda l'economia circolare? Beh, sicuramente un ruolo importante, non partiamo da zero, nel senso che l'Italia è, anche se pochi lo sanno, una superpotenza dell'economia circolare. Noi, soprattutto nel recupero dei rifiuti che vengono dalle attività produttive, siamo di gran lunga i primi d'Europa. Recuperiamo circa l'80% di questi rifiuti, per capirci la media europea è sotto il 50%, la Germania è 10 punti sotto di noi. Perché questo? Perché l'Italia ha una storia antica in cui noi abbiamo risposto alla carenza di materie prime che l'Italia ha con l'utilizzo di quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. E quindi abbiamo già messo in atto filiere molto efficienti da questo punto di vista, dai rottami di Brescia agli stracci di Prato alle cartiere della Lucchesia, che sono avanti, e questo recupero di materiali ci fa risparmiare ogni anno qualcosa come 23 milioni di tonnellate di equivalenti di petrolio e 63 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Tutto a posto? No, perché non solo si può fare di più, ma ci sono nuove frontiere, a cominciare per esempio dai minerali che abbiamo imparato a sapere guardare con maggiore attenzione, che sono strategici, le terre rare, il nichel, il cadmio, e la cultura italiana di minimizzare l'uso della materia e di recuperare il più possibile può essere in campo anche in questa sfida.